Qui al tavolo ormai appunto sono le 1:30 e da stamattina alle 10 che si sta lavorando per raccogliere le firme. Incontriamo, ci sta appunto al tavolino Paolo Izzo, segretario dell'associazione radicale Radicali Roma, e Johnny Danna, che è il tesoriere di questa associazione. E gli chiediamo un pochino a Johnny come sta andando questa raccolta, le persone se vengono firmano, se firmano tutto, chi è che sta firmando, se sono qui i parenti dei carcerati che stanno appunto venendo a fare le visite. Sì, no, il tavolo sta andando molto bene, abbiamo raccolto quasi 70 firme in 3 ore, i parenti detenuti sono informati perché insomma ascoltano la radio, quindi sanno bene chi tratta i temi della giustizia e i drammi che si vivono quando si casca dentro le maglie della giustizia italiana, e firmano quasi tutti i referendum, insomma, quindi sono abbastanza ben informati sui quesiti, e appunto perché vivono spesso sulla loro pelle i drammi della giustizia italiana, e speriamo che appunto anche dagli altri partiti arrivino firme in modo numeroso. Adesso stiamo facendo anche l'informazione si è parecchio diffusa abbastanza a livello televisivo, quindi anche molti cittadini stanno andando nei comuni, e quindi insomma questo rush finale dovrebbe portarci a raccogliere il numero sufficiente di firme, però sarebbe positivo che anche il Partito Democratico colga questa occasione referendaria per riuscire a proporre anche lui qualche tema, no? Oltre alle polemiche congressuali o le vicende su Berlusconi. Quest'estate abbiamo assistito a queste vergognose polemiche, ad esempio contro il ministro Chieng. Il Partito Democratico giustamente ha condannato le parole della Lega, però sarebbe giusto insomma che sposi almeno il referendum sull'immigrazione, perché non si fermi alla semplice indignazione sulle offese della Lega al ministro, ma faccia qualcosa di concreto per abrogare il reato di clandestinità, che appunto è un reato che è assolutamente assurdo, che punisce uno stato giuridico e non una condotta. E poi è importante anche far capire che è un reato che danneggia tutti i cittadini italiani, anche chi magari ha una causa civile, perché come sappiamo la giustizia italiana è molto lenta, perché ci sono moltissimi reati, fra cui questo di clandestinità, che non fanno altro che rallentare poi tutta la macchina della giustizia, quindi a ricaduta, no? Più reati si immettono, come se non fosse già abbastanza ampio il nostro codice penale, più tutti i cittadini italiani, le imprese e tutti i cittadini sono lesi per i tempi della giustizia allucinante, che ci fanno ritornare a uno Stato non europeo ma quasi del terzo mondo. E anche il divorzio breve è un ottimo quesito, perché per esempio andrebbe a rendere più veloce le cause civili del divorzio, centinaia di migliaia di cause che rallentano inutilmente la macchina della giustizia civile, che sappiamo essere un ostacolo per esempio per le imprese e quindi per la ripresa economica. E quindi abrogando i 3 anni per il divorzio non solo si libererebbero molte persone dalla burocrazia, ma soprattutto tutti i cittadini ne gioverebbero da una giustizia più veloce e efficiente. No, come dice Johnny, anche c'è un problema di informazione. Anche rispetto a questa cosa, che siamo venuti da 3 giorni, siamo qui fuori dal carcere di Regina Coeli, abbiamo fatto dei comunicati alla stampa, sono stati ripresi anche dalle agenzie di stampa. Non c'è un giornale che si degni di mettere un trafiletto in una foliazione, nei giornali principali la foliazione è di 50 pagine, 70 con la cronaca locale, eppure non riescono a mettere un trafiletto. Noi abbiamo visto quanto è importante che con pochi secondi del TG2, del TG5, del TG3, che negli ultimi 2 giorni hanno finalmente dedicato un minimo spazio ai referendum, e la gente inizia ad andare in comune a firmare. Basterebbe che ogni tanto ci fosse almeno la notizia di questi referendum. La maggior parte delle persone a cui li offriamo per la firma ci rispondono che non sapevano proprio dell'esistenza di questi referendum. Questa è una cosa scandalosa, perché è una cosa che proprio lede la democrazia, lede l'informazione sulla democrazia. Sono colpiti proprio i diritti dei cittadini a sapere, e noi più che dirlo a voce, sgolarci intorno a questi tavoli, non,
non abbiamo altri mezzi se non quello di esserci sempre per strada, come siamo sempre da radicali, e di chiedere anche l'intervento dei vari partiti. L'abbiamo chiesto a viva voce, alcuni hanno risposto, il PD è l'unico che forse a livello nazionale non ha dato una vera adesione. Però ripeto, la questione informazione, Johnny citava la Chieng, l'altra settimana la Chieng ha parlato della necessità di rivedere la Bossi-Fini, non c'è stato un quotidiano che abbia dato la notizia del referendum in associazione a questa richiesta della Chieng. Il quotidiano dei Vescovi Italiani Avvenire lancia una petizione online con migliaia di adesioni, una petizione online che è inutile come sappiamo nel nostro paese perché fa solo, diciamo così, opinione pubblica, riesce a non citare i radicali nemmeno sotto la mia sollecitazione magari personale, che ho scritto una lettera aperta sia a loro, sia al Corriere Immigrazione, sia a tutti questi organi di stampa anche web che parlano quotidianamente contro la Bossi-Fini, contro il decreto Maroni, contro questa schiavitù legalizzata degli immigrati che vengono a lavorare qui, che sotto il ricatto di un permesso di soggiorno lavorano in condizioni miserevoli, oppure vengono rinchiusi in condizioni inumane in CIE, e tutto questo senza che mai si sappia che il referendum radicali, ben due dei referendum su 12 dei radicali, sono l'offerta ai cittadini italiani di decidere se abolire o meno il reato di clandestinità e se togliere o meno questa norma assurda che vincola il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro. Sentiamo anche Davide Tutino, che è vicepresidente del Consiglio Municipale del 7° Municipio qui a Roma, e appunto che presta la sua opera come autenticatore. Come sta andando questa raccolta? Allora, prima che come sta andando, in che condizioni? Perché come sta andando rispetto alle condizioni date, c'è una risposta interessata delle persone, soprattutto in alcuni ambiti. Qui siamo davanti a Regina Coeli, dove c'è una sensibilità grandissima da parte da parte dei parenti delle vittime. Poi andiamo più avanti a vedere perché. Quindi anzitutto metterei l'accento su come, in che condizioni sta andando avanti la campagna elettorale. Si è più volte rilevato che la campagna elettorale procede in ambiti in cui la disinformazione o la non informazione la cancellano, la campagna referendaria la cancellano dalla realtà quotidiana degli elettori. Eppure si tratta di temi che sono all'ordine del giorno della politica e della vita quotidiana degli elettori. Gli stessi partiti, chi per un verso, chi per l'altro, da destra a sinistra, potrebbero avere interesse alle soluzioni proposte dai referendum, ma preferiscono contrattare tra di loro soluzioni diciamo in stile grazie a Berlusconi, quindi nello stile del vediamocela tra noi e non vediamocela con i cittadini. E la risposta invece da parte di molti cittadini in ambienti come questo è una risposta di grande sensibilità. Li ho definiti parenti delle vittime perché per chi si avvicina a questi ambiti, come Marco ha fatto per primo e come i radicali fanno da decenni, ci si può rendere conto che in Italia non si è mai superato un divario culturale terribile tra una fascia della popolazione che ha la sensibilità per comprendere i problemi ma non ha gli strumenti culturali e politici per tentare una soluzione, e una fascia di privilegiati che ha gli strumenti e non ha la sensibilità interiore né la volontà, ma anzi ha l'interesse che le cose rimangano così, in modo tale da poterle contrattare a livelli alti. E in altri ambiti chiaramente si trova invece il disinteresse della gente comune, che non è immediatamente toccata dal problema, ma a loro va la domanda: e se toccasse a te? Se toccasse a te essere preso dalla giustizia e sparire in un carcere senza diritti, se toccasse a te essere immigrato e ritrovarti per questo semplice fatto del tuo stato di immigrato, cioè per ciò che sei, ad essere un colpevole di un reato, se toccasse
a te per pochi grammi di marijuana, di ritrovarti in carcere e ritrovarti a delinquere per il resto della vita perché non hai alternativa, perché a ciò educa il carcere e non a ritornare nella società in maniera costruttiva. Questo mi sento di dire a qualunque cittadino incontro, se toccasse a te, e me lo domando anch'io quando guardo queste situazioni, è uno dei motivi del mio impegno radicale è questo, quindi dobbiamo guardarlo a più livelli, come va questa campagna. Dal punto di vista delle firme noi ci giochiamo appunto quello che possiamo fare contro quella che è la realtà ordinaria, e questo è già un come va. Come va attorno a noi, si oscilla tra l'indifferenza e l'interesse invece dei disperati, e noi ce la giochiamo tra questi due ambiti. Grazie.